Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nel giardino dei frati minori cappuccini qui di San Giovanni Rotondo. Chissà quante volte tra questi vialetti Padre Pio si è ritagliato un momento di preghiera, di conversazione con i suoi frati, con i suoi confratelli, ed anche di ritagliarsi anche un momento di pausa dalla lunga giornata che affrontava, le tante giornate che affrontava quotidianamente. Oggi qui per raccontarvi la storia di Michele Conistabile, che venne qui a San Giovanni Rotondo, siamo intorno agli anni 50, proprio perché voleva, aveva un desiderio, quello di vedere il figlio, il suo piccolo Gianfranco, missionario. Lui venne proprio qui a San Giovanni Rotondo proprio con il piccolo Gianfranco per incontrare Padre Pio e per chiedere una risposta, perché in effetti Michele aveva già inviato due lettere che gli erano state consegnate qualche mese prima, ma non aveva ottenuto risposta. E allora, con sua meraviglia, lui venne qui, trovò tutto spalancato, riuscì a salire in clausura e in fondo al corridoio, ecco, lo racconta Don Pasquale Cataneo, vide Padre Pio che immediatamente lo abbordò dicendo: "Che cosa vuole quel brontolone?" Michele si affrettò subito a dire che chiedeva una benedizione per il piccolo Gianfranco affinché potesse diventare missionario. Padre Pio, con molta dolcezza, gli fece osservare che di Gianfranco sarebbe stato quello che Dio avrebbe voluto. Poi, guardandolo fisso negli occhi, gli esclama: "Quando manca la fede, in che cosa si può sperare?" E subito dopo aggiunse: "Ma che va cercando se il posto ce l'ha già?" Ecco queste parole. E non volle neanche prendere quelle lettere che Michele gli aveva riportato, e quindi leggerne il contenuto, perché lui sapeva già quello che c'era scritto. E tra l'altro Gianfranco aveva conosciuto direttamente le risposte. Quando il signor Michele poi tornò a casa e si mise quindi in contatto anche con gli amici, si sentì dire che le risposte di Padre Pio riflettevano esattamente quello che loro si aspettavano.